Allora, disattivo i commenti e cominciamo. Oggi andiamo a lavorare sulle chiusure, sulle flessioni del busto avanti, ma ancora meglio sugli allungamenti del busto verso la parte bassa del corpo. Quindi andiamo a lavorare sulla rendevolezza, sul rendere omaggio. Ognuno poi dedicherà la pratica, renderà omaggio a chi crede, in modo da dare alla nostra pratica un valore più alto. Godetevi questa pratica proprio per distendere tutto il retro del vostro corpo. È una pratica che aiuta ad interiorizzare, che aiuta a liberare la mente, a sciogliere le tensioni. È una pratica che stimola il sistema parasimpatico, che è quello che rallenta le funzioni più attive del nostro corpo, quello che ci permette di rilassare e equilibrare quindi quel sistema che invece il simpatico teniamo sempre molto attivo nella vita di tutti i giorni. Cominciamo in piedi, portiamo i piedi sotto le nostre anche, attiviamo bene le cosce, leggermente i glutei, addome, pavimento pelvico forti, braccia lungo i fianchi, chiudiamo gli occhi. Ci prendiamo sempre un paio di minuti per staccare da tutto ciò a cui siamo stati praticati fino ad ora e stacchiamo anche da ciò che andremo a fare dopo. Immaginate di entrare in un mondo parallelo e provate a rimanere semplicemente connessi col momento presente. Portiamo la nostra attenzione sull'appoggio dei nostri piedi a terra, sentiamoci ben radicati sul nostro tappeto, stiriamo bene il busto, allunghiamo gambe, torso, collo e pensiamo alla nostra sommità del capo che punta verso il cielo. Suddivido il peso del corpo tra avampiede, tallone, alluce e quinto dito, interno ed esterno del tallone, in modo da bilanciare centro, la proiezione del baricentro che cade nello spazio tra i piedi. Inspiriamo per il cielo, espiriamo, portiamo le mani davanti al cuore. Inspiriamo profondamente, apriamo le braccia fuori. Palmi delle mani a contatto sopra il capo, espiro, scendo con le mani davanti al cuore, ancora una volta, inspiro profondamente, sollevo le braccia al cielo ed espirando porto le mani davanti al cuore. Cominciamo la nostra pratica recitando una volta Om, sentitevi liberi di recitare o meno questo mantra, potete anche semplicemente pensarlo. Inspiriamo insieme. Apriamo gli occhi, portiamo le braccia lungo i fianchi, attiviamo i glutei, manteniamo il nostro corpo bello disteso, solleviamo le braccia al cielo. Inspiriamo, allunghiamo bene il corpo, andiamo a crescere verso l'alto ed espirando flettiamo le nostre ginocchia, andiamo ad afferrare con indice, medio e pollice i nostri alluci, cercando il contatto dell'addome sulle cosce. Inspiro, allungo la schiena, apro il petto, porto lo sguardo avanti. Espiro, fletto il busto in avanti, lascio andare testa e collo. Se posso, distendo le due gambe. Tutto il peso del corpo muove verso l'avampiede in modo da andare ad allineare il bacino sopra i nostri talloni. Respiro nella posizione, provo a porre respiro laddove sento tensione o fastidio. Attivo le cosce, sollevando bene le rotule. Il busto ceda alla forza di gravità, così come la testa,
e rilasso completamente il collo. Piego le due ginocchia, libero la posizione delle mie mani, srotolo vertebra dopo vertebra, mi riporto in posizione eretta. Braccia lungo i fianchi, inspirando sollevo le braccia verso il cielo, cresco senza inarcare la schiena. Oggi ci concentriamo sulle chiusure, piego le ginocchia, fletto il busto in avanti, porto i palmi delle mani sotto le piante dei piedi, in Padasthasana. Cerchiamo di appoggiare tutto il dorso della mano a terra fino al polso. Allungo la schiena, apro il petto, sento bene il contatto addome e cosce ed espirando fletto il busto avanti, se posso, distendo le due gambe. Anche in questo caso il peso del corpo muove verso l'avampiede. Respiro. Rimango. E sto. E ancora una volta inspiro. Gambe, libero la posizione delle mani, srotolo la colonna, risollevo il corpo, apro le braccia. Andiamo ora ad incrociare le dita delle mani dietro la schiena. Manteniamo il corpo bello diritto. Apriamo bene le spalle, cerchiamo di avvicinare le scapole l'una all'altra, senza muovere il bacino avanti. Tenete bene l'addome, non apritemi la cassa toracica. Piego le due ginocchia, fletto il busto verso le cosce, lascio andare testa e collo, avanzo con le braccia e lentamente stendo le mie gambe. Respiro profondamente. Rimango ancora 3, 2, 1. Piego le due ginocchia, srotolo vertebra dopo vertebra, ritorno in posizione eretta, braccia lungo i fianchi. Ultimo, sollevo le braccia verso l'alto, inspiro ed espiro, mi chiudo in Uttanasana. Semplice, mani ai lati dei piedi. Testa verso il basso, sto, 3, 2, 1, salgo a metà strada, porto le mani sulle tibie, Ardha Uttanasana, apro le spalle, apro il torace, punto lo sterno verso avanti, appoggio le mani sul tappeto, cammino indietro e trovo la posizione della panca. Allineo il corpo su di una linea retta. Appoggio le due ginocchia a terra, piego i gomiti, le braccia rimangono vicino al busto, petto e mento tra le mani. Ashtanga Namaskara. Scivolo avanti, apro nel cobra, trovo mio inarcamento, semplice, spalle lontane dalle orecchie, sguardo avanti, punto i piedi e salgo nel kana testa in giù. Immancabile nelle nostre pratiche. Cammino nel kana testa in giù. Piego un ginocchio, piego l'altro, affondo con un tallone per volta verso terra. Attivo bene i polpastrelli delle due mani, separando le dita come se volessi spingere il tappetino in avanti. Voilà, mi fermo nel kana testa in giù. Forse le mie ginocchia sono piegate, il bacino punterà verso l'alto e i talloni sono sollevati, forse le mie gambe sono distese, la schiena è sempre bella diritta, forse già i talloni toccano terra. Solleva la gamba destra al cielo, porta il piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra. Apri il petto sullo sguardo, portati sui polpastrelli delle tue mani. Indietreggia con il bacino attivando la gamba destra. Piega il ginocchio, apri il petto sullo sguardo. Espira, fletti il busto avanti, lascia andare testa e capo. Piega il ginocchio. Apri il petto, espira, bacino indietro, allinea bene il gluteo al ginocchio, flettiti con il busto verso la coscia o sull'interno della coscia destra. Respira, 3, 2, 1. Piega il tuo ginocchio, la mano sinistra rimane sotto la spalla, torsione semplice, braccio destro verso l'alto, stai, 3, 2. 1, poggia la mano destra a terra sull'interno del piede, solleva il braccio sinistro, trova l'apertura sullo sguardo. 3, 2,
1. Appoggia entrambe le mani sul tappeto, punta il piede dietro, stacca il ginocchio da terra e indietreggia con il bacino. Se puoi, distendi completamente la gamba avanti, flettiti con il busto verso la coscia. Respira. 3. 2. 1. Piega il tuo ginocchio destro, mani sotto le spalle, cammina indietro panca. Appoggia le ginocchia a terra, piega i gomiti, petto e mento tra le mani. Scivola avanti, apri cobra. Espira, cana testa in giù. Solleva la gamba sinistra, porta il piede tra le mani, ginocchio destro a terra, apri il petto sullo sguardo. Indietreggia con il bacino, distendi la gamba, punta il piede verso l'alto. Inspira, apri il petto sullo sguardo. Espira, indietreggia con il bacino, stira la gamba sinistra. In, apri il petto sullo sguardo, il pube spinge avanti. Ancora una volta, indietreggia con il bacino, fermati qui. Fletti il busto verso la coscia, lascia andare testa e collo, respira. 3, 2, 1. Piega il tuo ginocchio, mano destra sotto la spalla, braccio sinistro verso l'alto, trova la torsione sullo sguardo. 3, 2, 1, mano sinistra a terra, sull'interno del piede, trova il contatto, braccio, ginocchio, solleva il braccio destro verso il cielo, porta sullo sguardo, stai. 3, 2, 1, appoggia entrambe le mani sul tappeto, solleva il ginocchio dietro, indietreggia con il bacino, distendi la gamba avanti, se puoi, fletti il busto verso la coscia, respira. 3, 2, 1, piega il ginocchio, mani sotto le spalle, cammina indietro, panca, giù le ginocchia, petto e mento tra le mani, scivola avanti, apri cobra, espira, cana testa in giù, solleva la tua gamba destra, porta il piede destro tra le mani, piede sinistro di taglio, guerriero 1, sulle braccia, giù il bacino, stai. 3, 2, 1, apri le braccia fuori, incrocia le dita delle mani dietro la schiena, apri il petto, lascia scivolare le nocche delle mani verso dietro, sullo sguardo, 3, 2, 1, flettiti con il busto avanti, puoi farti in appoggio sulla coscia, allungando bene la schiena, oppure puoi scendere sull'esterno della gamba destra, cercando con la fronte di portarti verso il tallone. Sulle braccia, guerriero umile, respira. 3, 2, 1, attiva il corpo, ritorna su, distendi la gamba, porta le braccia sul prolungamento delle spalle, sei ruotato sul lato sinistro, scivola con il fianco destro, avanti, trova il triangolo, trikonasana, braccio sopra il capo, sullo sguardo, tieni l'addome, non collassarmi con la terra, respira. 3, 2, 1, appoggia mano sinistra a terra, se hai bisogno solleva il tallone del piede dietro, altrimenti rimani con la pianta del piede a terra, trova la torsione nel triangolo, sul braccio destro, stai. 3, 2, 1, ora appoggia entrambe le mani sul tappeto accanto al piede, come prima solleva il tallone del piede dietro, allunga la schiena, apri il petto, flettiti con il busto verso la coscia, provaci. 3, 2, 1, piega gamba, mani sotto le spalle, cammina indietro panca, puoi tornare con le ginocchia a terra e nella posizione degli 8 appoggi, oppure piega i gomiti e scendi in chaturanga, sfiora con il petto il tappeto se riesci, apri in Urdhva Mukha, cana testa in su, pube e ginocchia sono sollevate, spalle in apertura, sguardo verso l'alto, espira, cana testa in giù. Solleva la gamba sinistra, porta il piede tra le mani, piede destro di taglio, sali con le braccia al cielo, scendi con il bacino, guerriero 1. Stai. 3, 2, 1. Apri le braccia fuori, incrocia le dita delle mani dietro la schiena,
Espandi il torace, punta lo sterno verso il cielo, respira. 3, 2, 1. Flettiti con il busto avanti, cerca come prima l'appoggio sulla coscia, cercando di mantenere la colonna bella diritta, oppure lasciati andare sull'interno del ginocchio. La testa scende verso il piede, le braccia salgono verso il cielo, guerriero umile. Respira. 3, 2, 1. Solleva il corpo, sali con le braccia, passaggio veloce per il guerriero 1, distendi la gamba sinistra, porta le braccia sul prolungamento delle spalle, ruota il busto di lato, scivola in avanti, triangolo, braccio destro verso l'alto, allinea, stira i due fianchi, immagina di essere, cerca di tenere l'ombelico bello dentro, il pube spinge leggermente avanti, attiva il gluteo destro, lo sguardo. 3, 2, 1, appoggia la mano destra a terra, sotto la spalla, come prima, se vuoi, il tallone del piede dietro si solleva o rimane dove sta, prova ad allineare le due anche, cerca la torsione, braccio sinistro verso il cielo, sguardo alla mano, respira. 3, 2, 1, appoggia la mano sinistra a terra, ora solleva il tallone del piede dietro, come prima, flettiti con il busto verso la coscia, lascia andare testa e collo, stai. 3, 2, 1, piega il tuo ginocchio, poggia le mani sotto le spalle, cammina indietro panca, piega i gomiti, scendi chaturanga o trova una variante per il tuo vinyasa, apri. Urdhva Mukha Cobra, espira, cane giù, stai. 3, 2, 1, solleva la gamba destra, porta il piede destro tra le mani, piede sinistro a terra di taglio, sulle braccia, stira le due gambe, allungati, sei verso il fronte del tuo tappeto, allunga bene le braccia verso l'alto, allinea le due anche, apri poi le braccia fuori, prova a portare i palmi delle mani a contatto dietro la schiena, cominciamo con i mignolini quasi verso l'osso sacro, proviamo a risalire con le mani verso lo spazio tra le scapole, apro bene i gomiti, porto sullo sguardo, 3, 2, 1, fletto il busto avanti, scendo a metà, mantengo il busto diritto, tengo l'addome, arrivo con le spalle quasi all'altezza del bacino, 3, 2, 1, e poi fletto il busto verso la coscia, ci provo e mi chiudo in Parsvottanasana, respiro, 3, 2, 1, premo bene i piedi a terra, salgo con il busto e la colonna il più possibile diritta, chiudo il piede destro verso dentro, sono sul lato largo del tappeto, i piedi sono poco più larghi rispetto alla posizione delle mie anche, fletto il busto avanti, mantengo le mani lì dove sono, lascio andare testa e collo, morbida la posizione, poi separeremo di più le nostre gambe, per ora sentite il peso del corpo che muove avanti, provate a cominciare il vostro movimento a lavorare dalle anche, quindi il busto muove partendo dalle anche, cerco di mantenere la colonna diritta quanto possibile, inspiro profondamente, sollevo il corpo, muovo il piede sinistro verso il fondo del tappeto, probabilmente sarete sul retro, allineo le due anche, provo a mantenere i talloni sulla stessa linea, apro il torace e porto sullo sguardo. Sto. E lentamente mi fletto in avanti, tengo l'addome, provo a scendere fino a metà strada. Sentite le gambe forti, il busto lungo, il petto in apertura. Lascio scendere il busto verso la coscia, giù testa e collo, respiro. 3. 2, 1,
Premo i piedi, sollevo il corpo, torno con il piede sinistro verso l'interno. Ora separo un po' di più la posizione dei miei piedi. I talloni spingono verso fuori, le punte dei piedi ruotano verso l'interno. Apro bene il torace, apro le spalle e lentamente fletto il busto avanti. Scendo piano piano, mi fermo a metà. Tengo l'addome, allungo bene il collo. Respiro qui e lentamente mi lascio andare con la testa a terra. Immaginate di portare la sommità del capo nello spazio tra i piedi. Sento il peso del corpo che muove verso l'avampiede. Respiro. Non chiudetemi i gomiti. 3. 2. 1. Attivo bene i piedi, sollevo il busto, apro il petto. Ritorno in posizione eretta, punto il piede destro avanti, libero le braccia, salgo verso l'alto inspirando, piego il mio ginocchio, appoggio le mani a terra, slancio la gamba destra verso il cielo, sposto il peso del corpo avanti, trovo la panca, se posso mantengo la gamba destra sollevata, piego i gomiti, scendo chaturanga o porto il corpo completamente giù, apro Urdhva Mukha Cobra, espiro, Kana testa in giù, rimango, 5, 4, 3, 2, 1, sollevo la gamba sinistra, porto il piede tra le mani, piede destro di taglio, salgo subito con il corpo, attivo bene la coscia, incrocio le dita delle mani dietro la schiena, apro il petto sullo sguardo, 3, 2, 1, fletto il busto in avanti, mi chiudo con l'addome verso la coscia, direttamente, senza passare per la via di mezzo, ci provo, 3, 2, 1, premo i piedi a terra, sollevo il corpo, ruoto il piede sinistro verso dentro, sono già con le gambe belle divaricate, apro bene il petto, fletto il busto avanti, scendo in Prasarita Padottanasana, lascio andare testa e collo, provo a portare le mie braccia in avanti a ricerca del terreno dietro di me, respiro, 3, 2, 1, attiva addome pavimento pelvico, risolleva il corpo, sali con il busto, ruota, con il busto verso la coscia, lasciati andare nuovamente in Parsvottanasana, stai, 2, 1, ritorna al centro, solleva il corpo, chiudi il piede destro verso dentro, chiudi entrambi i talloni, scendi con il bacino, trova la posizione della dea, apri bene il torace, stai, 3, 2, 1, stira le gambe, ruota i due piedi verso il fronte del tappeto, solleva le braccia, inspira, espira, appoggia le mani a terra, slancia la gamba sinistra verso il cielo, spostati avanti panca, piega i gomiti, scendi chaturanga o varianti, apri Urdhva Mukha Cobra, sali, Kana testa in giù, mantieni, respira, ancora 3, bravi, 2, 1, solleva la tua gamba destra, porta il piede destro tra le mani, piede sinistro rimane a terra di taglio, non mi sollevo, le due gambe si distendono, stiro il busto, fletto il busto verso la coscia, se posso i palmi delle mani si portano a contatto davanti al piede, sto, 3, 2, 1, mano sinistra a terra, la mia mano destra scivola sull'interno della coscia, vado a cercare la gamba dietro, se ho bisogno accorcio un pochino il passo in modo da avvicinare i due piedi, provo a ruotare il busto verso sinistra e a portare lo sguardo sotto il braccio, respiro, 3, 2,
1, torno con la mano destra avanti, piego il ginocchio, stacco il piede sinistro dal tappeto, fletto il busto verso la coscia, le mie mani si avvicinano ai lati del piede, il busto chiude verso la gamba opposta sale cercando la verticale, pensate con la fronte di trovare la tibia, respira, 3, 2, 1, fermati qui oppure piega il tuo ginocchio sinistro, prova a sollevare la mano destra e afferrare con la mano il dorso del piede, porta lo sguardo a terra, chiudi bene il tallone verso il gluteo, stai, 3, 2, 1, voilà, bravissimi, appoggia il piede sinistro a terra, sali, Ardha Uttanasana, espira, fletti il busto verso le cosce, lascia andare testa e collo se vuoi, il retro delle tue caviglie, chiudi bene i gomiti dietro i polpacci, peso del corpo verso l'avampiede, 5, 4, 3, 2, 1, sali a metà strada, Ardha Uttanasana, come sempre puoi portare le mani sulle tue tibie o mantenere i polpastrelli delle mani a terra. Cammina indietro panca, piega i gomiti, scendi chaturanga o trova la variante per il vinyasa, apri urdhva mukha o cobra, espira, sali nel kana testa in giù, stai, 3, 2, 1, slancia la gamba sinistra verso l'alto, porta il piede sinistro tra le mani, piede destro di taglio, non separare troppo le tue gambe, allinea le due anche, pensa all'anca destra che spinge bene avanti, il gluteo sinistro che punta dietro, allunga la schiena, apri il petto, flettiti con il busto verso la coscia, se puoi anche in questo caso palmi delle mani a contatto, puoi mantenere i mignolini in appoggio oppure provare a staccare le mani dal tappeto, respira, 3, 2, 1, la mano destra appoggia bene a terra, la mano sinistra scivola sull'interno della gamba, va a cercare la caviglia, la tibia, la gamba destra, lo sguardo si porta verso l'alto, il busto ruota sul tuo lato, respira, 3, 2, 1, libera la posizione, poggia entrambe le mani avanti, piega il ginocchio sinistro, slancia la gamba destra verso il cielo, cammina con le mani sui lati del piede, chiudi l'addome verso la coscia, lascia andare testa e collo, solleva la tua gamba destra quanto possibile, cerca la spaccata in aria, stai, 3, 2, 1, fermati qui oppure piega il tuo ginocchio destro e prova con la mano sinistra ad afferrare il dorso del piede, chiudi il tallone al gluteo, punta il ginocchio verso il cielo, respira, 3, 2, 1, libera la posizione, chiudi gamba destra accanto a gamba sinistra, allunga la schiena, apri il petto, sali a metà strada, Ardha Uttanasana, espirando, fletti il busto verso le cosce, se vuoi vai ad abbracciare il retro delle tue cosce, magari saranno i polpacci, magari saranno le caviglie, il peso del corpo muove sempre leggermente avanti, chiudi il più possibile la posizione, respira, 3, 2, 1, piega le due ginocchia, scendi con i glutei verso terra e vieni a sedere sul tuo tappeto. Sistemati sul centro del tappetino in modo da avere margine avanti e indietro. Indice medio e pollice afferrano gli alluci, trovo l'equilibrio tra ischi e coccige. Apro bene le spalle, stiro la schiena. Date sempre la priorità all'allungamento della colonna. Piuttosto che portare le gambe chissà dove, mi allungo. Salgo con le mie gambe, provo ad appoggiare i gomiti sulle ginocchia, le tibie sono parallele a terra, il petto continua ad aprire,
Se già questa posizione per me porta a questo, torno giù e stiro. Se sono comoda qui e voglio provare ad andare oltre, distendo le mie gambe. Lo sguardo è verso gli alluci. Apro bene il petto, spalle lontane dalle orecchie. Respiro. 3. 2. 1. Lasciati andare dietro, portati sulla schiena, solleva bene il bacino e vai a trovare la posizione dell'aratro. Se riesci, mantieni gli alluci. Ops. Prova a mantenere la tua testa ferma, allineata. Respira. 3. 2. 1. Piega le due ginocchia, torna a srotolare la tua colonna, riportati in equilibrio tra ischi e coccige. Se puoi distendi le gambe verso l'alto, riprendi la posizione, stai. 3, 2, 1, separa le gambe, prova ad aprire bene il petto, come vedi nel muovere le gambe verso fuori anche la posizione del bacino cambia. Gli ischi e il pube vengono leggermente avanti. Continua ad aprire il torace. Respira. 3. 2. 1. Ora hai due opzioni. O pieghi le ginocchia, appoggi i talloni a terra e poi distendi le due gambe, oppure, se senza sfracellarti riesci a scendere da di qui, fallo. Prova ad allungare bene la schiena, aprire il torace, fletti con il busto avanti, con la schiena il più possibile diritta. Immagina di portare petto e mento a terra. Non ti formalizzare se è solo il capo che si flette avanti, fatti una risata e magari la prossima volta andrà un po' meglio. Respira. 3, 2, 1, solleva il busto, chiudi le gambe verso avanti lentamente, avvicinale l'una all'altra, mantieni sempre gli alluci se puoi, stira il busto, fare Paschimottanasana con la variante aggancio alluci. Se per piegare le ginocchia è ok, mi fletto con il busto verso le cosce, cerco di non cedere eccessivamente con la testa e poi strada facendo provo a distendere le mie gambe. Le cosce sono attive, i piedi a martello, respiro. 3, 2, 1, sollevo il capo, libero la posizione, piego il mio ginocchio destro, extra ruoto la coscia, porto il dorso del piede sulla sommità della gamba opposta. Sono nella posizione del mezzo loto. Se questa posizione per me non è fattibile, piede a martello subito sopra il ginocchio. Per tutti, distendo le braccia verso l'alto, se sono nel mezzo loto, braccio destro dietro la schiena, provo ad andare a ricercare il mio alluce. Se aggancio l'alluce rimango, se non aggancio l'alluce torno con il braccio verso l'alto. Stiro il busto, comincio a flettere il busto avanti, lascio andare testa e collo. Respiro. 5. 4. 3. 2. 1. Sollevo il capo, libero la posizione, raccolgo il mio ginocchio destro al petto, afferro con le mani l'interno e l'esterno del piede. Distendo la gamba verso l'alto, posso fare qualche piccolo movimento dinamico proprio per abituare la muscolatura. E poi stiro bene la gamba e provo a portare la coscia verso l'addome. Mantengo la colonna bella diritta. Respiro. 3. 2, 1, piego il ginocchio, sempre lo stesso,
porto il tallone verso il gluteo, sono sull'esterno. Le cosce, se possibile, rimangono vicine l'una all'altra. Se invece sento fastidio al ginocchio, posso separare un pochino le cosce tra di loro o ammorbidire un pochino la posizione se sento il dorso del piede che si infastidisce. Allungo le braccia, stiro la schiena, fletto in avanti, vado a cercare l'interno e l'esterno del mio piede. Va da sé che se non arrivo al piede, cercherò la tibia, polpaccetto o anche semplicemente i lati del ginocchio. Non vi giudicate, fate quello che riuscite a fare oggi. Pensate al dorso del vostro corpo, al retro del vostro corpo che si allunga, che si stira. Respira. 3. 2. 1. Ritorniamo al centro. Liberiamo la posizione, sempre piede destro, appoggiamo il piede destro a terra. Circa un pugnetto di distanza dalla coscia sinistra, andiamo a cercare Marichasana, flettiamo il busto avanti, avvolgiamo con il braccio la tibia, il dorso della mano verso il gluteo o verso la schiena. Il braccio sinistro apre fuori e prova ad agganciare le due mani dietro. Ruoto il busto avanti, allineo le due spalle, fletto il busto verso la coscia, lascio andare testa e collo. Respiro. 3, 2, 1, libero la posizione, distendo le gambe verso avanti, inspiro, cresco, espiro, fletto il busto verso le cosce, se posso aggancio l'esterno dei miei piedi, oppure vado ad incrociare le dita delle mani oltre le piante dei piedi, o ancora afferro con la mano destra il polso sinistro o viceversa, lascio andare testa e collo, sto. 5, 4, 3, 2, 1, curviamo la schiena, portiamo le mani dietro le spalle, dietro i glutei, apriamo bene le spalle piegando i gomiti, punto i piedi avanti, salgo con il bacino, Purvottanasana, vado a creare un po' di apertura, respiro, 3, 2, 1, scendo con i glutei a terra, piego il mio ginocchio sinistro, extra ruoto la coscia, porto il dorso del piede sulla sommità della gamba opposta, come prima, se questa posizione per me non è fattibile, piego il ginocchio, caviglia subito sopra il ginocchio opposto, sulle braccia per tutti, stendi bene la schiena, se sei nel mezzo loto prova ad agganciare l'alluce, se l'hai fatto prima, ma anche se non l'hai fatto, non è detto che se riesca da una parte, riesca anche dall'altra. Ruota con il busto verso la gamba distesa, flettiti avanti, vai a ricercare il piede, stira bene la colonna, lascia andare testa e collo, respira. 5, 4, 3, 2, 1, solleva il capo, libera la posizione, piega il tuo ginocchio sinistro, avvicina la coscia al petto, afferra con le mani l'interno e l'esterno del piede, vai a sollevare la gamba, qualche movimento dinamico, per poi fermarti nella posizione dell'airone, crunchasana, chiudi bene la coscia verso l'addome, stira la schiena, porta lo sguardo al terzo occhio, alla punta del naso o alla tibia, respira. 2, 1, piega il tuo ginocchio sinistro, porta il piede sull'esterno della coscia, mi giro per farvelo vedere meglio, prova a mantenere le due cosce vicine, stendi le braccia, allunga bene la schiena, flettiti con il busto in avanti e vai a ricercare l'interno e l'esterno del piede, respira. 2, 1, risolleva il capo, cammina indietro con le tue mani, libera la posizione della gamba sinistra, appoggia il piede a terra, sei a un pugnetto di distanza dall'altra gamba, solleva il braccio, flettiti in avanti sull'interno della coscia, avvolgi con l'avambraccio la tibia, apri il braccio destro verso fuori, prova ad agganciare le due mani dietro o addirittura ad afferrare con la mano sinistra il polso destro.
Allinea le spalle. Allungati e fletti il busto verso la coscia. Lascia andare il collo. Rilassa il capo. Respira. 3. 2. 1. Libera lentamente la posizione. Solleva le braccia verso il cielo. Inspira, cresci. Espira, chiuditi in Paschimottanasana. Appoggia questa volta le mani a terra. Prova a camminare con i polpastrelli delle mani il più lontano possibile. Pensa allo sterno che muove verso le tue caviglie, al mento o al naso che si porta verso le dita dei tuoi piedi. Prova ad avanzare con la cassa toracica come volessi poggiarla sopra le tue ginocchia. E poi, quando sei arrivata al tuo allungamento massimo, lasciati andare. 5, 4, 3, 2, 1. Solleviamo il capo, pieghiamo leggermente le nostre gambe, piante dei piedi a contatto. Come vedete, i talloni sono distanti circa mezzo metro rispetto al pube. Comincio con una posizione più semplice, avambracci sotto i polpaccetti, palmi delle mani rivolti verso il basso, oppure palmi delle mani che chiudono le piante dei piedi. Stiro bene la schiena, apro il petto, fletto il busto avanti, cerco con la fronte i miei talloni. Respiro. 3. 2. 1. Sollevo il capo, separo la posizione dei due piedi. I piedi sono larghi circa tanto quanto le nostre anche. Provo ad infilare le braccia sotto le cosce. Palmi delle mani rivolti verso l'alto. Va da sé che se non riesco a prendere questa posizione, ritorno con gli avambracci sotto i polpaccetti e ci sta benissimo. Braccia sotto le cosce. Le gambe provano a distendersi avanti, scendo cedendo alla forza di gravità e provo a portare petto e mento a terra, magari sarà la fronte, magari sarà il microfono come nel mio caso. Respiro. 5. 4. 3. 2. 1. Piego le due gambe. Piano piano indietreggio, sono qui. Provo a sollevare le due gambe, ad infilare le braccia sotto i miei polpaccetti. Cerco l'equilibrio. Coccio prima, sollevo gli avambracci verso l'alto, apro bene il torace, respiro. 3, 2, 1. Volendo proprio esagerare, anche se andiamo un pochino fuori tema, appoggiamo le mani a terra, le mani sono larghe tanto quanto le nostre spalle o poco più, attiviamo i polpastrelli delle mani, spostiamo il peso del corpo avanti e proviamo a sollevare il bacino. Siamo qui, distendiamo le nostre gambe e troviamo una variante della nostra tartaruga sollevata. Respiro. 3. 2. 1. Lascio scendere i miei glutei, porto le piante dei piedi a contatto e muovo nella posizione del ciabattino. Voilà! I talloni si avvicinano al pube tanto quanto la mia schiena permette. Piuttosto che avere i talloni attaccati al bacino e la schiena bella curva, allontano un pochino i piedi e stiro la mia colonna. Una volta trovata la posizione dei miei piedi, stirata bene la schiena, rilassate le spalle, prova ad incrociare le dita delle mani sulle dita dei piedi. Voilà, muoviamo un pochino le nostre gambe. Andiamo a rilasciare, a mobilizzare le nostre anche. Fermiamo le nostre gambe in apertura, cercando di portarle il più vicino al tappeto. Lo sterno punta avanti, prova a flettere il busto, colonna diritta, lascio andare testa e collo. E mi chiudo in Baddhakonasana, i gomiti puntano verso dietro, verso i fianchi, oppure se volete dare una botta all'apertura, premete bene i gomiti, i vostri polpaccetti. Respiro.
3, 2, 1. Sollevo il capo, stendo le due braccia, mantengo la posizione delle gambe, cammino con i polpastrelli delle mani fin dove possibile. Lascio andare testa e collo. Pensate di portare la fronte oltre la posizione dei vostri piedi. Sto. 5. 4. 3. 2. 1. Sollevo. Mantengo i piedi lì dove sono, muovo con entrambe le mani sul mio lato sinistro. Vado a cercare una leggera torsione, risucchio l'ombelico dentro, porto lo sguardo dietro, respiro. 3, 2, 1, torno al centro, cammino con le braccia sul lato opposto, appoggio bene le mani sul tappeto o porto la mano di sinistra, se non riesco a fare diversamente, sull'esterno della coscia. Stiro bene il busto, attivo l'addome, muovo lo sguardo dietro, sto. 3, 2, 1, liberiamo la nostra posizione, chiudiamo le gambe una verso l'altra. Ora proviamo a sollevare i talloni da terra come prima e a distendere le nostre gambe. Pensate di chiudere il più possibile le gambe verso il busto. Respira. 5, 4, 3, 2, 1 e voilà, bravissimi ragazzi, ci siamo, incrociamo le gambe, purtroppo per noi il tempo è quasi finito, mobilizziamo bene la testa, circonduciamo il capo, senso orario, senso antiorario, flettiamo il capo avanti, se vogliamo possiamo portare anche le mani incrociate dietro la nostra nuca. Chiudi i gomiti l'uno verso l'altro, lascia che il mento scenda verso il petto. Rimani. 5, 4, 3, 2, 1. Ritorno al centrale, spingi i palmi delle mani verso fitto. Muovi un pochino il busto da destra a sinistra, vai a creare delle piccole circonduzioni in un senso e nell'altro. Voilà, chiudi le mani davanti al cuore. Concluderemo la nostra pratica recitando un Om e tre Shanti. Inspiriamo insieme. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste.